Benvenuti a Luca Ed, settimana particolarmente positiva, iniziata la settimana con forti acquisti sul mercato azionario, trascinato al rialzo grazie ai guadagni del comparto bancario. Comparto bancario che mostra questo clima favorevole dopo la decisione della BCE di rialzare i tassi di interesse di 75 punti base e dopo le dichiarazioni del governatore della Bundesbank, Joachim Nagel, che ha previsto ulteriori rialzi dei tassi di interesse anche nei prossimi meeting, che potrebbero essere sia di 75 che di 50 punti base. Quindi questo porta sostegno alle banche che possono tornare a evidenziare un forte incremento del margine di interesse, quindi maggiori ricavi, maggiori profitti e sicuramente può essere un momento positivo. In Italia si parla tanto per quanto riguarda Banca MPS che torna a evidenziare degli acquisti nella settimana che dovrebbe insomma, far partire l'aumento di capitale. È evidente che nel breve le aspettative su Banca MPS, anche dopo le indiscrezioni di nuovi player come la società di risparmio gestito Anima, che potrebbe partecipare all'aumento di capitale di Banca MPS, quindi nel breve le prospettive sono prospettive positive dopo insomma, un lungo periodo di forti ribassi. Però ecco, nel lungo termine pensiamo che il modello stand-alone di Banca MPS non sia particolarmente efficiente e dovrà necessariamente trovare un partner, almeno commerciale, per quanto riguarda il futuro. È vero che nel nuovo contesto economico potrebbe diventare una preda interessante per nuove fusioni, un nuovo consolidamento del comparto bancario italiano. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, in Europa il dato più importante è l'indice ZEV sulla fiducia degli esperti per quanto riguarda l'andamento dell'economia tedesca, dovrebbe mostrare un peggioramento sia per quanto riguarda la parte corrente che per quanto riguarda la parte delle aspettative. E poi il dato più importante è quello sull'inflazione negli Stati Uniti, l'indice di prezzi al consumo di agosto, che dovrebbe mostrare un rallentamento per quanto riguarda l'indice generale. A luglio aveva mostrato un più 8,5%, dovrebbe mostrare un più 8,1%, con una discesa su base mensile dello 0,1%. Per quanto riguarda l'indice core, quindi esclusi energie rinascimentali, invece si dovrebbe mantenere ancora forte. Dovrebbe salire da un più 5,9% di luglio a un più 6,1% di agosto. È chiaro che i dati sull'inflazione possono modificare le decisioni della Federal Reserve. Al momento il mercato sconta ampiamente un rialzo di 75 punti base anche nel meeting del 20-21 settembre del FOMC, la Commissione Operativa della Federal Reserve. Vedremo se poi questi dati potranno muovere un po' queste aspettative. Passiamo adesso a guardare la rubrica Winners and Losers per quanto riguarda le performance della scorsa settimana. Sono tornati in positivo gli indici europei e gli indici statunitensi, recupera l'euro dopo insomma, un lungo periodo di forte debolezza contro il dollaro e il franco svizzero, bene anche le criptovalute Bitcoin e Ether, che è nella settimana del merge, e per quanto riguarda le materie prime, buonissima la performance dell'argento. Per quanto riguarda i perdenti, il volatility index che ha perso notevolmente terreno, il dollaro, ma dopo una lunga cavalcata verso l'alto, quindi al momento potrebbe essere solamente una correzione dei forti movimenti rialzisti evidenziati in passato, e poi anche il petrolio. Passiamo all'analisi grafica andando ad analizzare per primo il Germany 40. Germany 40 che, come detto, ha mostrato un buonissimo recupero in queste ultime sedute. Tra giovedì e venerdì è risalito da 12.880 fino a 13.000, oltre 13.400, quindi più di 600 punti di guadagno, e ha superato anche l'importante resistenza di breve, situata a 13.280,
che rappresentava i massimi del 25 e del 26 agosto, che è un segnale significativo positivo per quanto riguarda il breve termine, che potrebbe insomma permettere un ulteriore allungo almeno verso 13.533, che sono i massimi del 22 agosto. Come detto, ho prospettive di breve positive. Per quanto riguarda il medio periodo, deve comunque mantenersi al di sopra dei supporti in area 12.620. Quindi finché si mantiene sopra questi supporti, siamo positivi per quanto riguarda l'andamento di medio termine del Germany 40. Andiamo a vedere anche il cambio euro-dollaro con l'euro con tanta volatilità, visto che era ritornato anche a 1,02 proprio in apertura dopo le dichiarazioni di Nagel. E siamo ritornati invece adesso a 1,0120, abbiamo perso tanta pip dai massimi odierni. Rispetto, ecco, all'indice tedesco, il grafico del cambio euro-dollaro l'impostazione è peggiore, perché è vero che ha mostrato una reazione, però una reazione che al momento sembra ancora debole, nonostante, ecco, questo processo di rialzo di tassi di interesse da parte della BCE, la Federal Reserve probabilmente rimarrà ancora più restrittiva, e questo potrebbe, e anche con una mancata soluzione alla crisi energetica, potrebbe portare ulteriore debolezza per quanto riguarda l'euro. Facciamo attenzione ai supporti, crediamo che l'eventuale cedimento di 1,00 e 60 possa generare o creare i presupposti per un test a 1, quindi sulla parità, e poi ancora più in basso, almeno sui supporti in area 0,99 e 30. Segnali positivi, ecco, se ci dovesse essere una perentoria vittoria al di sopra di 1,02, che è diventato un livello di riferimento, almeno per quanto riguarda il breve periodo. Con questo è tutto, grazie mille.